Matteo Colella coinvolto nel test, lui che è un motociclista vero, del CUDER, questo fast commuter urbano destinato a vedersi sempre più spesso nelle strade milanesi, ospiti della Venus su questa bellissima terrazza panoramica. Matteo, ti presenti con un caschettino jet, te da sportivo, sì, con il jet è una cosa abbastanza strana, però è talmente carino che mi sa che sta bene. E lo baratto con l'N70 sì, GT che ho di là e vado via con ti questo. Ti piace più questo? Mi piace da tanto. È la tua misura? È una M. Mi impiccisco la testa, tolgo la parrucca, tolgo la parrucca. Avercela io quella parrucca. Senti, bellissimo, questa è una delle grafiche nuove? Sì, questa è una delle grafiche nuove, modello 2020. Allora, è un casco adatto per questo modello, okay, per questo tipo di moto. Naturalmente è un jet, quindi la protezione per quanto riguarda il viso non c'è. Però siamo sempre ai massimi livelli, ecco, per quanto riguarda la produzione Nolan, anche perché noi Nolan utilizza il Lexan come policarbonato, che è un materiale molto resistente, che specialmente per chi utilizza questo tipo di mezzi, ok, scooter, e che lascia il casco nel bauletto d'estate sotto il sole, ha una particolarità questo materiale, ovvero che non si deforma sopra i 100 gradi e quindi rispetto alla concorrenza offre questa particolarità, mentre con temperature molto fredde non tende a crepare. Ecco. Difatti in molti non sanno, anzi molti non sanno, che i materiali utilizzati per la costruzione dei caschi Nolan X-Lite per il gruppo Nolan sono testati in condizioni pazzesche. C'è un reparto dedicato a questo nella sede di Nolan, dove appunto i prodotti vengono, i materiali vengono stressati a dei livelli incredibili, sia per quanto riguarda il caldo che il freddo, sì, giusto? Proprio perché Nolan ci tiene alla sicurezza dei propri clienti, e poi perché un modello del genere, poi c'è, cioè un prodotto del genere, poi finisce anche sul mercato americano, dove le tecniche di cioè gli standard di omologazione sono diversi, però sai che in America non si scherza. Non si scherza assolutamente. La clientela fa causa così come... Assolutamente sì. La cosa importante che ci teniamo sempre a ricordare è che spesso si vedono in giro dei caschettini, dei jet, magari presi al supermercato. Bene, in questo caso il jet, come diceva Matteo, evidentemente ha una minore protezione per il viso, no? Però l'appassionato di questo tipo di casco, e secondo me ogni motociclista ha anche un casco jet, scegliendo questo tipo di marchio, la costruzione Nolan, sceglie di essere comunque sicuro, per cui di avere una visiera che protegge anche da eventuali impatti, eventuali urti, una calotta studiata apposta per assorbire urti anche violenti, per cui sceglie una qualità diversa. Gli standard di sicurezza e di omologazione vanno ben oltre, quindi diciamo che il prodotto è validissimo ed è proprio adatto a mezzi, all'uso in città e a mezzi come questo, ai tre ruote o agli scooter, ecco, ma anche alle moto, perché se uno, cioè d'estate non puoi andare in giro con l'integrale in città, certo, capisci? Anche se insomma la sicurezza non è mai troppa, però non si può. Ci vuole uno e l'altro, certo, no? Per l'uso assolutamente. Senti, immagino mille grafiche diverse, una più bella dell'altra. Sì, una più bella dell'altra, poi quest'anno si sono proprio sbizzarriti i grafici e hanno tirato fuori davvero delle belle grafiche. Questa è bellissima, infatti te l'hai vista subito. Infatti tu l'hai portata della mia non taglia, così almeno non me lo posso ciucciare immediatamente, però vabbè, vieni qua e poi sul sito sceglierò una colorazione adatta. Perfetto, investimenti come sempre al top, ragazzi, parliamo di clima comfort, poi credo siano assolutamente amovibili per essere lavati, certo, e riposti senza grossi problemi, per cui una grandissima qualità. Vi ricordo sempre la chiusura Microlock, giusto? Sì, che è un brevetto Nolan. Questa qui, ragazzi, garantisce... Scusa, non è un breve... Nolan è stato uno dei primi a utilizzare questa chiusura. E previene aperture accidentali ed è assolutamente super, iper sicuro. Per cui basta sganciare questa levetta di plastica e si sfila quest'altra leva metallica. Matteo, fantastico. Tu hai un'idea di quanto viene questo casco? Sai qualcosa dei prezzi? Guarda, il nuovo listino dovrebbe arrivare, non mi voglio sbilanciare per non... Però siamo su una fascia di prezzo che va intorno ai 100-110 euro. Ok, ecco. Non vorrei sbilanciare. A inizio anno? Sì. O già prima? Penso che sia già disponibile dopo la fiera, fantastico, come tutti gli anni. Mascherina bella, ma pensavo con un occhiale anni 60. Sai quelli belli fascianti? Certo.
facciamo. Faccio una prova, solo uno scrupolo, scusa, che non vorrei che magari. No, c'ho bisogno della L purtroppo, carogna. Va bene. Ti salvi, torni a casa con questo. Grazie Matteo, grazie a te. Nolan, vi ricordo il sito nolan.it per tutta la gamma dei caschi Nolan X-Line.